Vai. Vado. Ora, sindaco, lei è da sempre un fautore della fusione dei comuni, compreso del Vinente, compreso il Primico. A che punto siamo? Ma siamo, per quanto riguarda le funzioni associate, siamo a un punto notevole, perché abbiamo messo insieme parecchi servizi, o attraverso la comunità montana, o attraverso la provincia, o attraverso la cosiddetta zona, i comuni di Santa Sofia, Galle Alta e Comincuore hanno il 90% dei servizi insieme. Dal di lì passare alla fusione è un po' lunga la strada, nel senso che ci sono, evidentemente ci sono delle remore, dei ritardi. Però noi puntiamo assolutamente su un discorso, io personalmente un discorso di fusione con i quattro comuni, che porterebbe a un unico comune con 10.500 abitanti e con un territorio che è un terzo del comprensorio fuorivese, quindi di un certo peso. Cambiamo completamente discorso, il suo rapporto con Marino Occhipinti, visto che è uno degli argomenti. Io Marino Occhipinti l'ho conosciuto al funerale del padre e ho avuto la possibilità di parlare, a parte lui, ma soprattutto con il presidente della cooperativa Giotto, che all'interno del carcere, del supercarcere di Padova, gestisce molti servizi con i carcerati. E mi hanno parlato di una sua revisione interiore, che ha capito anche i grossi errori, i danni e i dolori che ha arrecato non solo alle vittime, ma anche ai familiari. Quindi, al di là del rispetto ovviamente delle vittime, dei magistrati, io penso che sia importante che un carcerato capisca l'errore che ha fatto, e penso che Marino Occhipinti sia su questa strada di revisione interna. Torniamo alla politica. Lei al suo secondo mandato, nella primavera del 2014, finisce, diciamo, la sua esperienza da sindaco di Santa Sofia. Chi sarà il suo successore, maschile o femminile? una bella domanda, penso che non lo sappia nessuno, e neppure il sottoscritto lo sa. Si vedrà più avanti, anche perché non è facile trovare il sindaco per un paese piccolo come quello di Santa Sofia. Una delle questioni dirimenti del paese, che pur rimane uno dei paesi più dinamici del comprensorio forlivese, è l'agrofertile. La sua posizione? La posizione è quella del sindaco di tutti, e che voglio rappresentare e rappresento le esigenze di una gran fetta della popolazione. Stavo guardando ovviamente il mondo agricolo, perché è una nostra ricchezza, dobbiamo assolutamente tenerne conto, però il discorso dell'ambiente, della qualità della vita, eccetera, è primario su tante cose, quindi io cerco disperatamente la collaborazione di tutti gli imprenditori, perché si possa fare veramente di Santa Sofia un paese e ricco dal punto di vista dell'imprenditoria, e bello, e salubre, e apprezzabile dal punto di vista turistico e anche per chi ci abita tutti i giorni.